È il più piccolo comune della Barbagia di Seulo, siamo in provincia di Nuoro. I 420 abitanti di Ussassai vivono immersi in una natura incontaminata che l'autorevole quotidiano inglese The Guardian ha inserito tra le 10 mete di viaggio più belle del 2020. Qui il Covid, ringraziando le buone opere dei miei compaesani, anche forse una buona dose di fortuna, non è mai arrivato. Secondo lei come mai? Perché i compaesani sono stati ligi al dovere seguendo tutte le norme del protocollo e anche perché l'isolamento dai paesi vicini, che sono circa 16 chilometri, ha contribuito effettivamente a tenerci una comunità isolata e riparata. Il paese in cui la banca apre 2 giorni a settimana e l'ufficio postale 3 vanta una specialità. Queste sono le nostre mele. Si chiamano trempo rubia, guancia rossa. E che caratteristiche hanno? Sono a lunga conservazione, raggrinzisce ma non martisce. Qui il Covid non è arrivato, ma le sue conseguenze si sono fatte sentire. È stato un anno molto particolare perché tra riduzioni di orari, chiusure e le complicazioni che ci sono state abbiamo lavorato molto di meno, avremmo avuto un calo del più o meno del 50-70%. E poi soprattutto qua nel nostro paese questa strada è molto frequentata nel periodo primaverile e dopo l'estate da tanti turisti che passano in moto, tedeschi, svizzeri, francesi, e quella stagione lì l'abbiamo persa completamente, forse quello è il danno più grande che abbiamo avuto. Come sempre, il Covid complica la vita anche quando non c'è. Ma qui, a peggiorare le cose, un incredibile paradosso. Dal 2018 nel paese non è presente la figura del medico di base, quindi per una qualsiasi necessità siamo costretti a recarci nei paesi vicini per farci fare una ricetta o una visita medica. Automaticamente ci esponiamo al rischio del contagio perché gli altri paesi non sono Covid free. Per assurdo, qui non si muore di Covid, ma si rischia di morire per altre banalissime malattie, quali può essere anche un attacco di peritonite. La cosa va assolutamente risolta.